Guardate, ho richiesto l'immagine del torrente, quello è il torrente che è esondato e guardate, insomma, sicuramente non è un letto o di un fiume libero, insomma, dove l'acqua può scorrere senza troppi ostacoli. È chiaro che quando ci sono il greto del fiume non è pulito, non è libero da detriti, la forza della esondazione può essere ancora più intensa. Che cosa dice Baldino su questo? E che governo dice, guardate, noi facciamo quello che possiamo fare rispetto a quello che abbiamo previsto, coi soldi ci sono, lo faremo. Confondere il ponte sullo stretto con la messa al sicuro del territorio è un'operazione sbagliata. Non è un'operazione sbagliata, è un'operazione giusta perché concentra l'attenzione su quello che bisogna fare, su quello che è urgente e prioritario per il nostro paese. Io non sono emiliana e anzi ne approfitto per manifestare tutta la mia solidarietà ai cittadini colpiti da questa tragedia, ai sindaci, al governatore Bonaccini, alle famiglie delle vittime. Io non sono emiliana ma sono calabrese e ieri sulla Sila, a Longobucco, è crollato un ponte che dovrebbe collegare la Longobucco alla Marina, un crollo straordinario praticamente visto in diretta. Per fortuna che l'ANAS aveva chiuso in maniera precauzionale poche ore prima quella strada, un cantiere fermo per 30 anni e un tratto di strada consegnato solo 10 anni fa alla popolazione, 9 anni fa anzi, ieri è crollato miseramente. Allora io dico, da cittadina prima di tutto italiana, no, prima che calabrese diciamo, che le opere prioritarie non sono certamente il ponte sullo stretto che ci costerà oltre 15 miliardi di euro, costo salito del 60% rispetto alle stime di qualche anno fa, visto che si vaneggia di questo ponte diciamo da quasi un secolo, piuttosto che fare questo, mettere in sicurezza il nostro paese. È questo che serve, soprattutto consegnare ad alcuni cittadini che non sono cittadini di serie B un diritto alla circolazione e alla mobilità che non hanno. Rispetto a quello che hanno fatto i governi precedenti, che poi alla fine è sempre colpa degli altri, non si ricorda mai quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto in questa legge di bilancio, perché vi ricordo che avete già fatto una legge di bilancio. Il governo Conte col ministro Costa avevano attuato e investito 11 miliardi di euro, il cosiddetto piano Proteggi Italia, per mettere in sicurezza il paese, istituito dei fondi che sono stati oltre che dimezzati da questo governo, fondi per la prevenzione. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo dovuto faticare e sudare per farci approvare un fondo di soli 3 milioni di euro, che non sono niente all'interno di un bilancio dello Stato, per fare che cosa? Sì. Per completare la carta geologica nazionale. Prima parlavamo del 94% dei comuni che a rischio erosione, a rischio idrogeologico. Noi non abbiamo completato. Tu puoi mettere tutti i fondi. Noi non abbiamo completato. Ma se poi rimangono carta, lì, come è successo per gli 8 miliardi di euro che c'erano nel fondo. Noi non abbiamo completato quella mappatura. Uno può mettere tutti i soldi che vuole, poi non fa niente. Dice, ho messo 8 miliardi di euro. Io non so se posso parlare. Quella mappatura al momento è al 50% del completamento, quindi vuol dire che noi non per il 50% non abbiamo idea. Non abbiamo idea. Allora, guardate un po', chiuso ieri, che cosa ha pubblicato, annunciava, anticipava Baldino, vai, una tragedia, com'è che ha detto, una tragedia sfiorata. Esatto, vai. È la Clip 10, e Monica, questo video è davvero impressionante perché il presidente della regione Calabria l'ha paragonato al ponte Morandi che tutti noi abbiamo nelle nostre menti. La strada era stata chiusa mezz'ora prima dall'ANAS, guardate la tragedia sfiorata. Ho appena concluso una riunione che ho convocato d'urgenza subito dopo aver visto queste immagini incredibili. Si tratta di un ponte costruito soltanto 9 anni fa dai comuni del posto, dai comuni della comunità montana Destracrati, Sila Greca, che crolla in questo modo. Sono immagini che ricordano il ponte di Genova, il ponte Morandi, che ha mietuto tantissime vittime. Sapete perché non ci sono state vittime oggi? Perché ANAS qualche ora prima, in maniera previdente, ha chiuso questo tratto di strada e quindi ha impedito che passassero mezzi di cantiere, automobili, altrimenti oggi commenteremmo una tragedia. Ho chiamato l'amministratore delegato di ANAS, mi sono compiaciuto per questa scelta, domani andrò sul posto e soprattutto pretenderò che tutte le responsabilità, se responsabilità ci sono, vengano accertate, perché nel 2023 un ponte costruito soltanto 9 anni prima non può cadere in questo modo. Annuncia del presidente Occhiuto, Baldino. No, io a parte
Vorrei dire una cosa, vorrei chiedere al Presidente Occhiuto che dica al Ministro Salvini che le opere prioritarie non sono sicuramente il ponte sullo stretto, invece credo che abbia espresso dichiarazioni di giubilo di fronte all'opera, a questa grande opera che ci costerà 15 miliardi. Presidente Occhiuto, le priorità per i calabresi non sono il ponte sullo stretto e altre grandi opere inutili, ma è la messa in sicurezza del territorio e fare delle opere che servono, come ad esempio il completamento della Ionica e della strada statale 106. Non, ad esempio, sabato a Bologna non ci sarà il Presidente Conte, ci sarà la segretaria del Partito Democratico con Landini. Insomma, perché si fatica così tanto a costituire un fronte delle opposizioni che poi possa, al netto, diciamo, delle competizioni anche in vista delle europee, sapete, alle europee si vota col proporzionale, quindi ognun per sé, diciamo, è Dio per tutti. Hai già risposto alla domanda? No, perché la domanda è, insomma, in aula in realtà si possono fare delle cose, no? Si può tentare di fare delle cose. In aula si fanno delle cose. Cioè, non c'è solo la contesa elettorale fuori dalle aule. Non è importante, a mio avviso, e non è necessario contare le teste dei leader in piazza, posto che noi in piazza comunque ci saremo e lo abbiamo già annunciato con i sindacati, e faremo una manifestazione a giugno come Movimento 5 Stelle, quindi questo ci sarà. Però quello che è importante è che si riesca a fare comunque un fronte compatto d'opposizione in Parlamento quando questo fantomatico decreto, che ancora non si vede, non si legge, non se ne vede traccia, arriverà in Parlamento. Io vorrei segnalare soltanto una cosa, che oggi ARERA ci dice che il costo delle bollette del gas per i cittadini italiani è aumentato di oltre 22,5%, circa 235 euro a famiglia. Ecco. Questo aumento in busta paga, sbandierato come il più grande della storia della Repubblica, ammonterebbe a circa 250 euro a famiglia. Quindi che cos'è questo aumento in busta paga? Ristoro per il mancato sconto sulle bollette che questo governo non ha prorogato, per il mancato sconto sulle accise che questo governo non ha prorogato. Noi abbiamo un'inflazione all'8,3%, bollette che sono aumentate, potere d'acquisto delle famiglie che è sceso di 4 punti percentuali, salari fermi al palo da 30 anni, ed esultiamo per un aumento temporaneo in busta paga che però verrà pagato dagli stessi contribuenti. Già lo abbiamo fatto, negli ultimi 10 anni sono stati centinaia di migliaia i giovani italiani, la maggior parte di loro formati, che hanno scelto purtroppo, anche loro malgrado spesso, di andare perché magari lui, il ragazzo collegato da Ostia, ha scelto di fare una selezione per Harvard. Ci sono tanti altri giovani che non hanno scelta se non quella di fare la valigia dopo essere stati formati e andare a trovare lavoro altrove, all'estero, dove il lavoro è più pagato, è più gratificante, è più stabile e dove hanno la possibilità anche di progettare il loro futuro, cosa che purtroppo ad oggi il nostro paese non dà. Quindi io credo che quel ragazzo possa, e spero che possa, tornare in un paese che gli dà quelle opportunità per il futuro e gli dà la possibilità di scegliere di tornare nel suo paese e formare una famiglia. Allora, l'Italia, purtroppo il nostro paese è il paese in cui dobbiamo fare i conti con la realtà, senza attribuire colpe a questo o quel governo, però il nostro è un paese con i salari più bassi d'Europa, il tasso di occupazione più basso d'Europa, il tasso di produttività più basso d'Europa, il maggior numero di ore lavorate in Europa. Quindi interroghiamoci su tutto il sistema del mondo del lavoro in Italia, anche sulla possibilità di ridurre il monte ore lavorate, perché evidentemente questa può essere anche una strategia che è stata sperimentata anche negli altri paesi. Chiudo dicendo che è brutto alimentare adesso una polemica tra maggioranza e opposizione di fronte a questi ragazzi che ci stanno guardando e da noi pretendono prima di tutto ascolto e proposte, però io da opposizione faccio il mio mestiere e contesto alcune scelte politiche che questo governo legittimamente ha intrapreso. Contesto ad esempio la scelta di azzerare il fondo per gli affitti, che questo governo ha fatto in legge di bilancio, stiamo parlando del caro affitti, ha azzerato il fondo per l'affitto, il fondo per la morosità incolpevole, il fondo per gli affitti delle residenze universitarie. Contesto a questo governo la scelta di andare in una direzione del precariato con questo decreto precariato che loro hanno varato il 1° maggio, perché purtroppo alimentare
creare un sistema tossico di lavoro precario non aiuta quei giovani a ritornare in Italia e non li aiuta soprattutto ad avere l'opportunità e la prospettiva di avere un giorno una pensione ragionevole, perché più il lavoro precario, più non si maturano i contributi e più questi ragazzi non avranno una pensione domani, il sistema pensionistico collassa. Quindi allora, questo contesto noi nella prima fase, con grande tormento di coscienza, siamo stati favorevoli alle forniture, ma avevamo chiesto a Draghi di imporre da subito una svolta in direzione negoziale. Questa svolta non c'è stata, e c'è qualcuno che sostiene che chi vuole la pace è filo russo, il nostro ministro Crosetto. È inaccettabile. Da ultimo, è inaccettabile. Breton, il commissario europeo, ha detto: guardate che le munizioni potete anche prendere il PNRR, non lo permetteremo mai. Sanità, istruzioni, asili nido. Testa del Movimento 5 Stelle sulla vicenda di cui facevo io accenno all'inizio, perché si approva il piano per le munizioni all'Ucraina, il piano di sostegno militare. Breton spiega: guardate che ha a che fare con la resilienza in un modo o nell'altro, e quindi chiama in causa i fondi del PNRR. Il Movimento 5 Stelle immediatamente si mette, questo però vi isola ancora di più sul fronte dell'opposizione, oppure avete segnali che la cosa Signori, è condivisa? A me interessa il giusto essere isolato nel momento in cui mi si propone che i soldi del PNRR, cioè il piano che dovrebbe servire alla rinascita economica e alla resilienza, cioè alla capacità di resistere al cambiamento, e mi vengono in mente anche ad esempio i cambiamenti climatici, alla costruzione di asili nido, al ripristino di un sistema sanitario nazionale, pubblico, vengano spesi per costruire armi. Ma ci rendiamo conto che questa è una follia? Noi ci opponiamo fermamente a questa proposta maneggiata dalla Commissione Europea, e mi auguro che il governo, che è rappresentato qui da un esponente della maggioranza, prenda le distanze da questa proposta e si dica estremamente contrario a questa proposta, anche solo maneggiata dalla Commissione Europea. Lo so, mi sembra fantapolitica, cioè nel senso che i fondi del PNRR sono già capitolati in missioni, sono già destinati. Ha detto Gentiloni che si possono fare delle modifiche per togliere i progetti impossibili da fare, ma sostanzialmente sono già tutti vincolati quei fondi. Dico purtroppo, perché potrebbero essere stati vincolati meglio e in partite migliori, come abbiamo visto in questo periodo. Quindi in realtà, se ci saranno dei finanziamenti alla difesa, non è che sono solo per la guerra, anche perché noi finora abbiamo mandato roba che avevamo già, ma sono anche per garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Il Ministero della Difesa non è che sta facendo la guerra alla Russia, cioè il Ministero della Difesa si sta occupando di tutto. Si sta parlando di produzione di armi, quindi, di munizioni. Sì, ma le produzioni di armi. Ti do una notizia: abbiamo un esercito e le armi le abbiamo sempre prodotte. Bene, non so se te ne sei accorta. Non è che non ci sono mai state. Uno Stato si deve difendere. Ma non è possibile. State commentando una dichiarazione fatta da altri. Non è che questo governo ha detto distraiamo le risorse, ve lo state inventando. Dalla Commissione Europea, quindi il governo dovrebbe prendere posizione su questo. Io mi aspetto che posizione prende? Prenda posizione su questo. Dice, nel caso di Milano, la studentessa protesta e si mette dentro una tenda. Insomma, è sempre una questione di tetti sopra la testa che si faticano meglio la tenda a trovare. Beh, evidentemente, perché quantomeno la tenda, se è autorizzata, non è contraria. Se c'è un bambino, però, è difficile vivere in tenda. Guardi, io direi questo: cominciamo a fare le cose semplici, lo dico qui al governo, che finora ho sentito tantissime parole ma pochi fatti, tanta retorica e pochi fatti. Cominciamo a fare le cose semplici, cominciamo intanto a finanziare il fondo per gli affitti, che è stato azzerato inspiegabilmente davvero da questo governo, forse per fare cassa. Non lo so per fare che cosa. Comunque, cominciamo a fare questo. E poi c'è una bomba d'orologeria che sta per, purtroppo, spero di no, ma credo di sì, scoppiare sotto i nostri piedi, che è quella dei mutui. Perché se noi sappiamo che la BCE tra qualche giorno seguirà la Fed e aumenterà ulteriormente i tassi di interessi dopo averli aumentati, noi abbiamo i mutui a tasso variabile che sono aumentati di oltre il 40% e aumenteranno ancora, con stipendi, come abbiamo già detto, fermi al palo, l'inflazione che cresce. Come fa una famiglia a sostenere la rata del mutuo? Questo è un tema che noi abbiamo attenzionato al governo a più riprese,
rispetto al quale il governo non ci ha fornito una risposta, e abbiamo anche una proposta, cioè un contributo per sostenere il caro mutui finanziato con gli extra profitti degli istituti di credito. E non è una cosa assurda, perché altri paesi l'hanno fatto. Sanchez, ad esempio, in Spagna ha introdotto una tassa sugli extra profitti, e noi ieri avevamo gli utili di Unicredit per gli azionisti che sono aumentati di circa 5,7 miliardi, mentre gli utili di Santander, una grande banca spagnola, sono aumentati solo dell'1%, proprio a causa della tassa di Sanchez sugli extra profitti. Sì. Quindi andiamo a prendere le risorse lì dove ci sono, per aiutare le persone che sono in difficoltà, per aiutarle veramente, le persone che sono in difficoltà, perché dico un'altra cosa e chiudo. Ilaria è una studentessa. Io, quando ero studentessa anche, ho affrontato il caro affitti, che però non era a questi livelli. Pagavo 360 euro una stanza singola. Adesso si costa 700 euro. A Roma. Anche, a Roma? Sì, a Roma, ma a Roma no, siamo lì. Se non costa 600 euro, costa 500 euro una stanza singola. Però voi immaginate un lavoratore che deve deve spostarsi per lavorare, come adesso stanno facendo con la riforma, ad esempio, degli occupabili, del reddito di cittadinanza, deve spostarsi per lavorare dalla Campania a Milano, perché trova lavoro a Milano, e deve cercare una casa a Milano con uno stipendio medio che, se va male, è di 700 euro al mese, contratto collettivo nazionale stiamo parlando, e poi dicono che non serve il salario minimo orario, come quello della vigilanza privata, se va bene è di 1500 euro, diciamo così. Una famiglia con bambini, con figli, che deve affrontare un affitto da 700 euro, una stanza 700 euro, immaginiamo un monolocale quanto costa a Milano, cioè già è un tema. Più della metà dello stipendio viene praticamente assorbito dalla casa. Ci sono professionisti che guadagnano 1500 euro al mese, che a Milano devono dividere l'abitazione con altri. L'abbiamo anche raccontato. È necessario che si faccia una seria politica sulla casa in questo momento, per sostenere le persone come Ilaria, per sostenere le famiglie che stanno affrontando il caro mutui. Ricordiamo una cosa.